Salve a tutti amici e benvenuti ad un nuovo video. Questa sera a caccia di seppi dalla scogliera. Stranamente non sono dal bellibot e non pesco di giorno, ma questa sera cercherò di prendere qualche bella seppia qui dalla scogliera da terra. In seguito al sondaggio che ho fatto su Instagram, in tanti mi avete chiesto un altro video edging, io sono contento di portarlo. Questa sera per fare una cosa diversa ho voluto portare un video da terra e poi a breve arriveranno anche i consueti video dal bellibot. Per cui preparo la canna e si pesca. Ok ragazzi, sono arrivato sullo spot di pesca. C'è un po' di schiuma che si chiude perché c'è un bel ponentino questa sera. E vediamo un po', primo tentativo di pescata di notte che abbia mai fatto, quindi spero che le riprese comunque si possa vedere abbastanza bene. Ora monto al volo la mia Fioretto Essence. Questa sera sono veramente emozionato ragazzi, perché me la sento buona. Speriamo che le prede arrivino, perché c'è una luna piena fantastica, quindi tanta luce. Questo leggero ponentino che molto probabilmente dopo si fermerà, e adesso bisogna solo che innescare il giusto echi e sperare nelle seppiotte. Inizierei con questo 2,5 rosso, vista la bella luce data dalla luna, e visto che ho il vento alle spalle penso di riuscirlo a lanciare anche abbastanza bene. È ottobre, per cui le seppie non saranno sicuramente di grandi dimensioni. Allora parto con questo 1000 righe 2,5 che, oltre a essere rosso, ha anche la pancia glow, per cui adesso con la torcia led gli do una bella caricata e vediamo un po' se sarà lui il protagonista della serata. Allora ragazzi, la prima cosa che faccio è, anziché lanciare subito a distanza, provo subito le zone proprio sotto i miei piedi, a me limitrofe e parallele, per vedere se c'è già qualche seppia in caccia nei primi metri. Quindi vediamo un po', lancio da sotto qui a destra e la faccio passare parallela agli scogli, proprio dove c'è lo stacco tra scoglio e sabbia. Faccio un recupero molto vicino, molto attaccato al fondo, questo era sasso, molto attaccato al fondo, ma comunque alternato a qualche gercata, non troppo forte e troppo energica, perché essendo l'eghi molto vicino a me, se gerco troppo forte c'è il rischio che sale troppo, comunque addirittura posso uscire fuori anche dall'acqua. Eccolo qua, c'è un'acqua fantastica stasera, bello bello bello. Destra e sinistra. Eccola, prima seppiotta, subito, fantastico. Subito, subito, subito. Sembra anche carina. Vediamo un po', eh. Eccola, subito che è schizzata, è molto arrabbiata, per cui... Bella, molto carina, molto carina. Oh, molto carina. Eccola qua, la prima della serata. Bellissima, fantastica. Al secondo lancio, incredibile, subito. Subito, subito, subito. Spettacolare. Ragazzi, eccola qua, la prima seppiotta della serata. Guardate che bella. Già si è molto arrabbiata, ha schizzato diverso inchiostro. Però... la prima arrivata sulla 2,5 rossa al secondo lancio è arrivata subito, fantastica. Lo sapevo, stasera me la sentivo buona, io credo nel sesto senso ragazzi. Sono partito da casa e ho detto no, stasera devo andare a pesca, devo andare a pesca,
e lei mi ha dato ragione, per cui spettacolo. Questa al secondo lancio, ora vediamo un po' al terzo e a quelli a venire che succederà. C'è da dire che con il colore ci ho preso subito, quindi rosso interno e queste righe bianche esterne e con un'aggiunta di glow in più. Qua è un po' più nera perché la nostra amica ci ha lasciato un po' di ricordi, ecco. Adesso la sciacquo, gli do una pulita ai cestelli, però ha funzionato subito, per cui adesso si riparte e si rilancia. E vai ragazzi, alla stragrande. Adesso ho provato a dargli un po' una pulita, il più possibile, è rimasto un po' di nero, però il cestello sembrerebbe essere pulito. E la rilanciamo subito. Lanciare vicini a sé, quando si pesca da riva, soprattutto i primi lanci, è veramente la chiave di volta. Perché magari spesso ci dimentichiamo le zone che sono più vicine a noi, perché magari siamo noi vicino, o comunque per qualche nostro ragionamento lanciamo direttamente lontani. Ma spesso la cattura sta proprio vicino a noi. E questa qua era a circa 8 metri da me, 8-10 metri da me. Era proprio qua vicino che mi aspettava. Infatti adesso ho rilanciato lì. Vediamo un po' se c'è qualche sua collega, qualche sua sorella. Sono contento ragazzi che su Instagram in molti avete partecipato al sondaggio e in molti aspettavate un mio video di edging. Oggi ho voluto fare una cosa un pochino differente, siccome non ho ancora mai portato un video a edging da riva, dalla scogliera o dalla spiaggia, questa volta dalla scogliera, e quindi volevo fare una cosina un pochino diversa. Poi nei prossimi giorni sicuramente qualche bella pescata dal bellybot non mancherà, anche perché bisogna approfittare di questo mare fermo, che non si sa per quanto durerà, insomma. Allora, qui vicino più nulla, quindi provo a fare adesso un lancio un po' più lungo per vedere se lì fuori si muove qualcosa. Questa sera il tempo è fantastico, c'è il cielo limpido, questo leggero venticello che piano piano sta andando a scemare, la luna piena e quei 18 gradi, temperatura proprio perfetta stasera. Oh. Lo scalino questo oppure no, non è lo scalino, proprio sotto i piedi sentivo infatti che sparava. E vai, godo la seconda, eccola qua, lei è carichissima, un pochino più piccola della prima, sempre con lo stesso mille righe. Adesso ho paura a toccarla perché 100-100 spara l'inchiostro. Eccola qua, la seconda seppiotto della serata. Ero sicuro che fosse carica e infatti mi ha anche battezzato. Eccola qui, un pochino più piccola, però davvero contento. E anche questa era sotto i piedi, proprio attaccata. Ho lanciato un pochino più lontano, mi ha inseguito proprio sul gradino, ho sentito proprio una bottarella che poi però ho lasciato, infatti pensavo fosse il gradino stesso. Dopo è tornata ed eccola qua, super contento, siamo già qua da due, contentissimo, la serata promette bene e continuiamo a rilanciare. Leghi è quello giusto, finché non decidono di non mangiarselo più non lo cambierò e continuo con questo qua. Qua da due, andata, super contento. Adesso gli diamo una controllata veloce, sembrerebbe non avere residui sui vari cestelli. No, a posto. Andiamo un'altra caricata al volo con la torcia. Torcia comodissima perché si attacca direttamente all'attacco della GoPro e quindi sia per fare video a quanto pare che pure per caricare un pochino il glow degli eghi, è veramente comoda. Ora si rilancia. Provo a rifare un altro lancio corto qua verso destra, vediamo un po', mi ha mangiato proprio qua sotto, proprio qua sotto i piedi sul gradino, vediamo un po'.
Nulla, provo a lanciare un po' più lungo. Ok. Qualche bella cercata la do subito come arrivo sul fondo. Come sento che che lei è sul fondo, do subito qualche cercata per renderla subito molto visibile e attrattiva a tutte quelle seppie che sono in circolazione o che magari sono leggermente più lontane. Poi dopo la continuo a trascinare sul fondo e poi dopo vediamo altre cercatine. Il lancio sempre lungo. Ok ragazzi, allora faccio un cambio. Cambio leghi che mi regala tutte queste emozioni stasera per poi magari rimetterlo. Ok, lo poggio qui per mettere quest'altro. Ora direte, uno così naturale di notte con l'interno silver? Ebbene sì, perché è glow. Ha la caratteristica di essere sia molto naturale, quindi avere un interno silver, ma avere, a parte l'occhio e la legatura sulla coda, anche tutta quanta la pancia glow, un po' più glow di quell'altro mille righe con cui ho pescato prima. Quindi adesso lo metto, inoltre poi ha il rattling, per cui magari riusciamo anche a richiamare da un po' più di distanza. Proprio questo, lo carico un po' con la torcia e lo lancio subito in acqua. Vai, riproviamo un po'. Riprovo qua vicino ai piedi. Oh, era in bando, ok. Niente, qua sembra che l'attività si sia totalmente bloccata. Sembra che le seppie proprio si siano fermate, bloccate. Sono arrivato e c'era la finestra attività aperta, si vede, perché ovviamente al secondo lancio subito la seppia, ai primi lanci comunque sono subito uscite le catture. Ora si è fermato tutto, vediamo un po' se tra un po' magari si riapre, se riusciamo a intercettarne qualcun'altra. Oh, ce l'ho? Eccola! E vai! E vai che la terza è arrivata con il glow. Aspetta, ok, sempre vicino ai piedi. Adesso piano piano piano. Carina anche questa, molto carina. Eccola qua ragazzi. E vai, pure la terza è arrivata. Un altro bel seppione. Per il periodo sono veramente carine, fantastiche. Ecco la terza seppia della serata. Che spettacolo su quest'altro Egi, questo naturale, che avendo la pancia glow insieme ai vari dettagli come l'occhio e la codina dietro mi ha dato ragione. Spettacolare, un'altra bella seppiotta, eccola qua, bella, sono contento. Si era fermato un po' tutta la situazione perché non erano più attive, e dopo un po', quindi dopo una decina di minuti è arrivata anche lei. Ragazzi, il video finisce qua, io spero davvero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti con me. Adesso vado a casa, vado a cenare perché sono le 10 di sera e non ce la faccio più, le crampi allo stomaco. Sono felicissimo ragazzi, veramente contento, me la sentivo buonissima oggi, ho detto stasera devo andare a pescare. Ho portato con me il vario materiale per fare il video, è riuscito, per cui noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento qui sotto e di lasciarmi un bel pollicione, un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima!